Uomini e donne anticipazioni, Nicolò Ragnolo, prime parole dopo la scelta. Anticipazioni uomini e donne, Nicolò Ragnolo, dichiarazioni importanti dopo la scelta di Sabrina Ghio. Nicolò Ragnolo è tornato in studio a Uomini e Donne per la registrazione della scelta di Sabrina Ghio. Lei lo ha scelto nonostante avessero discusso nelle precedenti puntate. Lui l'ha rifiutata, cercando di spiegare il più chiaramente possibile la sua posizione e la sua motivazione. Nonostante la puntata di cui vi stiamo parlando non sia ancora andata in onda, i fan del Trono Classico hanno già iniziato a dire la loro. Nel corso delle ultime ore, Ragnolo ha ricevuto una quantità smisurata di critiche e commenti del tutto negativi. C'è chi gli dice di essere stato falso, chi crede che fosse interessato alle telecamere e chi afferma che abbia preso in giro tutti. Inoltre, sul web ha iniziato anche a circolare una voce che vedrebbe il giovane insieme a Laura Molina, ex volto della trasmissione della De Filippi. Di fronte alle cose che si è sentito dire dal pubblico di Uomini e Donne, Nicolò Ragnolo ha deciso di rompere il silenzio. L'ex corteggiatore, nonché scelta di Sabrina Ghio, ha cercato di mettere i puntini sulle i, provando anche a placare gli animi dei fan. Ci tenevo a dire a tutti che nessuno ha capito come sono andate veramente le cose, vi consiglio di guardare le puntate e tutto vi sarà più chiaro, come ora è chiaro a Sabrina. Insultarmi e denigrarmi non cambierà le cose. Insomma, Ragnolo ha le idee chiare e non ci sta a sentirsi dire di tutto e di più dai followers. Uomini e donne, Nicolò Ragnolo parla dopo la scelta, tutto quello che c'è da sapere. Nicolò precisa anche la relazione che lo lega all'ex fidanzata di Gianmarco Valenza. PS. Laura Molina la conosco da anni, è una cara amica, ma se anche in questo caso siete superficiali, fate pure e le cose non cambiano comunque. Inoltre, Ragnolo torna a spiegare il motivo del suo no a Sabrina. Mi spiace che vi siate fatti delle aspettative, ma devo tenere fede a me stesso, non alle vostre preferenze. Detto questo, vi consiglio di osservare bene le cose prima di sputarci sopra, perché poco prima dicevate tutto il contrario.